La prossima volta toccherà alla ragazzina. Fare la piccola fornarina è più faticoso del previsto. Se almeno potessi contare su un'altra persona. Posso realizzare il tuo desiderio, se ti va. Il falso mago. Beh, ho ancora da vedere se sono falso. Di un po' piuttosto, ti vedo in grosse difficoltà. Non ce l'hai una coscienza, se sono in difficoltà è colpa tua. Sei ingiusta, mi sono comportato così per dare del pane alla povera gente. Oh, ma davvero? E allora perché a me, a Lollo, hai tolto l'acqua da sotto il naso? È stato un espediente per guidarvi fin qui, dove mi pare siate ben accetti. Ti dico anche che se non avete salvato voi quel bambino, l'avrei fatto sicuramente io. Ero lì pronto ad ogni evenienza. Vuoi farmi credere che sei un mago buono? Tutti noi nascondiamo un cuore d'oro dietro l'apparenza. Anche tu, Lisa, sei buona, non è vero? Per premiarti voglio realizzare il tuo desiderio. È come se mi vedessi dentro uno specchio. E poi ho sempre desiderato una sorella. E adesso ce l'hai, toccala con una mano, trasferirai in lei una parte della tua personalità, le donerai la vita. Sì. Ecco, tua sorella è viva, perché non le dai un compito a caso, eh? L'aiuto che cercavo. Cucina tu, mentre io cerco Lollo, va bene? Sì, certo. Perfetto. Lollo! Lollo, dove sei? Come procedono le cose? Hai messo il pane nel forno? Ma così brucerà tutto! Sono stanca di lavorare. Penso proprio che uscirò a farmi un giretto. Lollo! Lollo, dove sei? Lollo ha un'abilità straordinaria a non farsi trovare quando serve. Mi chiedo se non sia già partito per le terre del sud. Tornerò al forno. Forse l'imprevedibile Lollo è là ad aspettare. Oh, che disastro! Oh no, la catastrofe è tornata! Catastrofe? Oh no, non sarà stata lei a combinare! Ah, per carità! Ho bisogno d'aiuto, signora! Ehi, non fare l'ipocrita, ragazzina! Sei stata tu a spingermi per te! È vero, l'ho visto anch'io! Sei venuta qui a disturbarci! Sei cattiva! No, vi sbagliate! Voi mi state scambiando per un'altra persona! Ma la bella maleducata, potevo crederci se! Devo ritrovare il doppione prima che mi metta nei guai! Ma quasi l'ho trovata! Come mi piacciono i fiori! Oh, oh no! Un po' qui, un po' là, tanto per non scontentare nessuno! Smettila subito! Non è questo il modo di comportarsi! Ehi, ma come siete somiglianti! Chi di voi è quella vera? Ma io, naturalmente! Sfacciata! Sai che non è vero! Io sono la vera Lisa e tu sei soltanto un riflesso! Sono io l'originale! Sono venuto a fiume! Entrambe siete Lisa, tutte e due! Come ti sei permesso di crearmi così cattiva? Non sono stato io a farti in quel modo, ma tu stessa, perché quello è un riflesso, ricordi? Io stessa? Ma io non sono così cattiva e dispettosa. Chi era quella bambina che rispondeva sempre alla madre e che faceva i dispetti agli animali del cortile? Chi era quella bambina che urlava come un maschiaccio e che si faceva beffe di tutti i suoi amici? Pensaci bene prima di rispondere. Ero io, lo ammetto. Ma ora non sono più così. Sbarazzami di lei. Non posso, Lisa. Ora dovrai essere tu a sbarazzarti di lei. Mi spiace. Ma come posso farlo? Qui
questo è affar tuo. Ho realizzato il tuo desiderio. Adesso arrangiati. Lisa buona contro Lisa cattiva. Sarà un bel match. Ma non puoi aiutarmi. No, quella non sono io. Non mi comporterei mai in un modo così sciocco. Non è vero. Io non sono così. Non è vero. Non è vero. Hai strappato i miei fiori. Hai bruciato il mio pane. Smettetela, non sono stata io. Vieni ad aiutarmi, mamma. Puoi. Abbatterti di fronte alle difficoltà e soprattutto non fuggirle. Evitare gli ostacoli non serve a niente. Sì, però è difficile. Lo so, Lisa, ma tu cerca lo stesso di fare del tuo meglio e gli altri prima o poi capiranno i tuoi sforzi e cercheranno di aiutarti il più possibile. Ti ringrazio, mamma. Bene, e adesso quale marachella combinerò? Che pulisce tutto. No. Come ti ho conciata, poverina, coraggio, perché non cerchi di farmela pagare? Sei fifona. Ma certo. Vuoi provare di essere l'originale comportandoti bene? Molto più carina. Senti, ma perché non ti arrabbi? Non mi consideri degna di te perché sono un tuo riflesso? Noi due siamo identiche. Cosa? Credi di essere cattiva, ma in effetti non lo sei. No, assolutamente. Sai com'ero io una volta. Puliamo insieme questa bottega, d'accordo? Ti va? Fanno amicizia? Allora. La mano no! Si spiega perché non riuscivo più a trovarti. A trovarmi? Perché? Dove siamo? Come ci sono tornato qui? Oh. Ah, sì, ora ricordo, è stata colpa tua! Non prenderti la folletta, ti farà male alla stella. Stavo solo scherzando, non è il caso di arrabbiarsi, sai? Non è il caso di arrabbiarsi, che sfacciato! Grazie per quello che hai fatto, mago. Grazie alla tua magia ho potuto vedere tutti i miei difetti come riflessi in uno specchio fedele. Ora potrò correggerli lungo il faticoso cammino verso le terre del sud. Dico bene? Sì! Pratico la magia da quando ero bambino. Ma questa è la prima volta che ne ho soddisfazione. Devo dire che è piacevole. Sì, fare del bene è una sensazione bellissima. Significa che diventerai un mago buono. Non lo so, devo ancora decidere. Se n'è andato. Ora possiamo pulire in tutta tranquillità. Cosa? Dovrei pulire
Lollo. Non più di tanto, perché ho scoperto una cosa: di essere comunque unica, con i miei pregi e i difetti. Sì, posso concederlo, esiste una sola Lisa al mondo e questa sei tu. Ma dai, Lollo, che tutto sommato sei contento di stare con me. Ma tutto sommato. Lisa capì quel giorno una cosa molto importante: che solo affrontando se stessi con coraggio e determinazione si può migliorare il proprio carattere e il rapporto con gli altri. Fu un altro passo in direzione delle terre del sud per incontrare il principe cristallo. Crescerai di bambine come te. So che al mondo non ce n'è alte come quattro chicchi di caffè. Pollicina, pollicina, sei piccina più che mai. Nel tuo mondo in miniatura quante cose imparerai. Scoprirai che l'onestà cresce con la verità, che risplende quando c'è libertà.